Violenza domestica contro le donne e i minori, dai maltrattamenti in famiglia alla violenza assistita, profili giuridici e sociali. Il tema del convegno tenutosi presso l'Aula Magna dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Castrovillari, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati della Città del Polline e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Castrovillari. Il convegno verte su una tematica ormai purtroppo attuale, visto che dopo il periodo di lockdown dovuto anche all'emergenza di Covid, le denunce per abusi in famiglia e maltrattamenti in famiglia tra le mura domestiche purtroppo sono aumentati notevolmente. Sicuramente è un tipo di reato che da pochi anni a questa parte vi è stato un inasprimento delle pene, per cui diciamo che adesso è sotto l'occhio del ciclone, proprio perché c'è stato un aumento di denunce, mentre molti casi di abusivismo in famiglia e di maltrattamenti in famiglia sono purtroppo sommersi perché non ci sono state denunce da parte delle vittime. Ecco perché gli abusi in famiglia tra le mura domestiche sono purtroppo più rilevanti anche rispetto ai minori che hanno la peggio. Ma qual è il ruolo dell'avvocatura e in questo caso specifico del Comitato Pari Opportunità? È quello di formare gli avvocati ed educarli senza i pregiudizi o stereotipi per contrastare maggiormente il fenomeno appunto della violenza domestica. È un fenomeno purtroppo in larga ascesa, nonostante il legislatore, recependo anche le normative europee, ha cercato di intervenire con la recente normativa, appunto il codice rosso. La psicologa Amalia Di Mare ha posto l'attenzione sulle radici della violenza stessa e sui fattori che la determinano e sull'influenza dell'ambiente nel comportamento umano. Sappiamo bene che i servizi sociali, che gli altri ordini competenti riescono a dare tanto, ma non è ancora sufficiente perché i minori non si sentono abbastanza tutelati e protetti nel segnalare delle possibili condizioni di violenza. Presenti tra gli altri dottor Giuseppe Zanfini, vicequestore della Polizia di Stato, il quale ha affrontato la tematica addentrandosi nel protocollo di intervento della Polizia di Stato, il protocollo EVA, e il dottor Mauro Gallone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, che si è soffermato sulle tecniche di indagine che vengono attuate al fine dell'accertamento della credibilità del dichiarante e l'attendibilità del racconto in tema di violenza di genere.